Il Modena si appresta a giocare la sfida del Portelliso di Lucca. Gara che sarà trasmessa da Eleven Sport e Sky Sport alle 17:30. Ascoltiamo le parole di Marco Armellino. Marco, 3 partite, 7 punti, un bel cammino del Modena, direi. Sì, un bel cammino, ci siamo presi la vetta, che è la posizione che sognavamo all'inizio campionato. Abbiamo fatto un trittico di partite veramente importante, tra cui Entella e Reggio Emilia e Reggiana fuori casa e Cesena in casa. Abbiamo giocato con la prima, la terza e con la quarta, quindi siamo soddisfatti di questi 7 punti e continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Un bilancio che poteva essere anche migliore se quel tuo calcio di punizione fosse entrato. Sì, un bilancio migliore, diciamo migliore, che mai dire mai, che se vince a Reggio Emilia va a finire che la Reggiana non perda a Carrara, quindi quello che è passato è passato. Travessa, ti ripeto, dispiace, però ormai è acqua passata, guardiamo avanti e ci concentriamo per la Lucchese. Marco, un po' alla volta sei cresciuto in questa squadra, tu eri arrivato a fine mercato estivo e poi un po' alla volta hai dato il tuo grande apporto a questa squadra. Piano piano, ho detto già in passato, sono arrivato senza aver fatto il ritiro al 100%. Poi pian piano inizio a girare tutta la squadra e senza girare anch'io. Sono contento, ma per il rendimento non solo mio ma della squadra. La posizione che ci siamo meritati e ti ripeto, di continuare a lavorare così. Come si affrontano queste ultime 14 partite? A partita dopo partita, no, un mister esperto della categoria, mi sa che è l'allenatore più vincente della Serie C, quindi penso che ci porterà lui partita dopo partita, a pensare partita dopo partita senza pensare alle altre squadre. Pensiamo solo a noi stessi, come abbiamo fatto in queste ultime 16 partite. Abbiamo fatto 15 vittorie e un pareggio, pensando a noi partita dopo partita. Nella partita d'andata con la Lucchese cominciò probabilmente il vero campionato del Modena e tu ci hai messo lo zampino insieme al tuo amico Alessandro Marotta. Sì, ricordo una partita che perdevamo 1-0, un in meno, pareggiamo all'88esimo e vincemmo addirittura al 94esimo. E hai detto bene, amico mio Marotta, che lo aspettiamo a braccia aperte. Speriamo che si riprenda più presto per farci ancora sognare come ci ha fatto sognare quella partita là. Che gara ti aspetti a Lucca? È una partita difficile. In Serie C ormai i giorni di ritorno sono tutte partite difficili. Andremo a Lucca, una squadra dove si dovrà salvare. Abbiamo visto che è una squadra forte. Già l'andata ci ha messo tantissime difficoltà. Andremo là a fare la nostra partita e cercare di portare 3 punti a casa. Ora invece il punto sul campionato del mio collega Alberto Ravizzi. Nel fine settimana si giocherà la 26esima giornata di campionato. Il Modena di Attilio Tessè sarà di scena allo stadio Porta Elisa di Lucca. Calcio d'inizio alle 17:30. Il match verrà trasmesso in diretta da Eleven Sports e Sky Sport. Queste le altre gare della giornata. Gubbio Olbia alle ore 14, Viterbese Teramo alle ore 14:30. Gli incontri delle 17:30 invece saranno Cesena Grosseto, Fermana Vispesaro, Imolese Ancona, Montevarchi Carrese, Pistoiese Siena e Virtus Entella Pontedera. Il turno si chiuderà lunedì sera con Reggiana Pescara. La classifica recita: Modena 58 punti, Reggiana 56, Cesena 44, Virtus Entella e Pescara 42, Ancona 39, Vispesaro e Gubbio 31, Siena e Carrarese 30, Pontedera 29, Lucchese e Olbia 28, Teramo 25, Fermana 24, Imolese 23, Montevarchi 22, Viterbese 21, Grosseto 20, chiude la Pistoiese con 19 punti. Per oggi è davvero tutto e ricordate sempre, dai gialli!